Secondo me la leggenda vuole che è un progetto divino. Conoscete la famosa storia di fondazione che viene narrata proprio in un luogo di grandissima rilevanza, la Loggia delle Benedizioni, dove l'artista Filippo Rosuti narra la famosa miracolosa nevicata di agosto e definendo così il progetto della Basilica stessa un'opera divina, voluta dalla Madre di Dio. I romani chiaramente fanno parte del popolo italiano, del popolo europeo e di un popolo che chiaramente non è più così cristiano come ancora 100-200 anni fa. Perciò il legame fra il popolo romano e la chiesa di Santa Maria Maggiore forse non è più lo stesso come c'era una volta, ma sono molto sicuro, e questo mi dicono anche i miei amici romani, sia credenti che non credenti, che Santa Maria Maggiore rimane la chiesa del popolo di Roma per eccellenza. Santa Maria Maggiore è, se vogliamo dire, la chiesa più verace, così mi dicono, è la chiesa più romana. Io penso che la Salus Populi Romani, la veneratissima icona, è fin oggi molto importante per il popolo di Roma e oltre per tutto il mondo cattolico. L'abbiamo visto la venerazione del pontefice di Papa Francesco riguardo l'icona durante il tempo della pandemia. Il Papa infatti è venuto più di 100 volte durante il suo pontificato qui alla Basilica e ribadisce proprio il fatto che sia per il pontefice, per il Vescovo di Roma, che per il popolo la Basilica è ancora un punto margine cardinale per l'identità della città, del popolo. Il compito di un curatore, di qualcuno che lavora in un museo, è di far dialogare l'oggetto con il visitatore, di aprire uno spazio per questo incontro che è veramente misterioso, è un incontro fra la persona e gli oggetti sacri che toccano ogni persona in un modo diverso. Allora, l'arte sacra, come la troviamo qui, è sempre
legata alla nostra cultura, alla nostra identità. E è banale dirlo, però per andare avanti, per ragionare, dobbiamo sapere quello che ci è stato. Allora, visitare Santa Maria Maggiore vuol dire intuffarsi nel passato, intuffarsi alla ricerca della nostra identità, sia per la città di Roma, Italia, Europa e oltre. Allora, visitare Santa Maria Maggiore vuol dire tornare indietro al presente per avere un bagaglio veramente pieno di spiritualità, di storicità, di bellezza, per portare questo bagaglio molto pieno da un lato, ma leggerissimo per l'anima dall'altro lato, al proprio passo, al suo futuro personale.